approvato all'unanimità, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano, la delibera per la cessione dell'area comunale in zona aeroporto per la costruzione, ad opera della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, della nuova struttura per i malati di Alzheimer. Tutto il Consiglio ha deciso di portare avanti questo progetto importante, sul quale abbiamo lavorato ormai da settimane per cercare di ottenere questo risultato. È una struttura importante per non solo la città, ma per tutte le Marche, perché sarà una struttura unica in questo senso e sorgerà su un ettaro e mezzo nella zona antistante il centro Itaca, quindi la zona aeroporto, un ettaro e mezzo, una struttura da 60 posti, 3 moduli da 20, più un centro residenziale che sarà costruito appunto dalla Fondazione Carifano. Ci sarà una piccola struttura che è anche il motivo, insomma, della delibera, della permuta che si fa insieme ad un parcheggio per questa concessione sessantennale e che servirà l'automutaiuto delle famiglie malate d'Alzheimer. Quindi una struttura da 130 metri quadri che realizzerà sempre la Fondazione Carifano ed è motivo anche di questa permuta insieme al parcheggio. Assessore, lei ha poi voluto chiarire la situazione degli appartamenti per anziani autosufficienti di San Lazzaro. Quella è una struttura che è stata realizzata in base alle normative che oggi sono esistenti e quindi noi a quelle ci dobbiamo tenere, alla legge 20 regionale. È una casa albergo, non sono appartamentini, non sono case popolari e né potrebbero esserlo, sono all'interno di una struttura protetta, chiusa, con una finalità precisa, che è quella degli anziani non autosufficienti oppure a rischio di autosufficienza o semi-autosufficienti. Noi ce li abbiamo occupati per metà e quindi adesso a settembre, anche insieme ovviamente alla Fondazione, vedremo di trovare un percorso per occuparli. Quindi troveremo sicuramente un percorso diverso, uno dei migliori sarebbe quello della trasformazione in casa di riposo.